Il 18 luglio Poti a piedi, una camminata non competitiva, è l'occasione per fare un po' di movimento, riscoprire una parte di Arezzo che è stata purtroppo abbandonata e dimenticata e anche di fare beneficenza. Sì, proprio così. Noi dalle 7:30 di mattina del 18 luglio aspettiamo tutti voi per andare a Poti, per andare in questa montagna sacra degli Aretini, per andare in un posto bellissimo che ormai è abbandonato e lasciato in un angolino e per farlo rivivere. Cercheremo di andare al ritmo dei nostri passi, addirittura l'ultimo che arriva avrà un premio, quindi il nostro amico Franchini, che è veramente simpatico, ci ha dato un premio bellissimo per poter premiare quello che arriva per ultimo. Quindi questo per dire che è un messaggio per arrivare con calma. Poi su troveremo un posto splendido dove fare un pranzo al sacco, dove il Calcit ci darà una mano e avrà una giusta ricompensa dai nostri passeggiatori per questo che farà. E quindi noi invitiamo chiunque ci guardi in questo momento a venire con noi. Se ha 60, 70, 80 anni, non preoccupatevi, le guide escursionistiche che vi accompagneranno vi daranno il massimo supporto, e poi sarà veramente una soddisfazione dire: oh, ce l'ho fatto, ho rivisto la montagna. Una bellissima iniziativa, intanto perché ha messo insieme più associazioni che permetteranno a tanti concittadini di fare una bella passeggiata. Per chi è più competitivo lo farà in questo senso, per chi invece si vuole godere le bellezze del nostro territorio potrà fare questa bella camminata, tornando finalmente a viverci il territorio con più serenità, facendo però del bene, perché sarà un'occasione anche per fare beneficenza, per dare un contributo al Calcit, una delle realtà più importanti del nostro territorio che tanto ha fatto anche durante la pandemia, che naturalmente continuerà a fare. È un modo per stare insieme, per viversi al meglio la bellezza del nostro territorio, ma anche per fare del bene, perché abbiamo imparato quanto, soprattutto in base all'esperienza della pandemia, sia importante stare vicino ai malati. Ed è anche in questo modo che si può contribuire in maniera significativa, mettendo insieme le istituzioni, ma anche una comunità intera che potrà mandare un messaggio anche concreto di vicinanza e di aiuto a chi è meno fortunato. Diciamo che la raccolta fondi rientra sempre fra le nostre priorità, ma in questo caso Poti a piedi, diciamo che sposa in pieno anche il nostro impegno sulla prevenzione. Noi già lo abbiamo affrontato con il progetto Giona, in questo caso ovviamente parliamo di natura, di ambiente, di attività fisica, perché camminando si fa attività fisica, e anche, diciamo, il pranzo colazione sarà fatto, diciamo, tenendo presente quelle che è l'alimentazione sana, perciò pane con l'olio, con il pomodoro, diciamo, e qualche affettato, ma insomma tutta una cosa che tenga conto, diciamo, del progetto di prevenzione che il Calcit insieme ad altri porta avanti ormai da anni.